a tutti, sono felice veramente di essere qui a Vittoria e conoscere di presenza la candidata sindaca di Vittoria. Le auguro veramente di vincere queste elezioni per dare veramente un cambiamento forte a Vittoria. Come diceva Giuseppe, bisogna avere coraggio, cioè noi quello che diciamo dal primo giorno fino ad oggi, bisogna avere il coraggio di cambiare, il coraggio di dire basta, troppa macelleria sociale, troppe padre di famiglia che giornalmente si tolgono la vita, troppe famiglie, uno tsunami economico che continuamente, giorno dopo giorno, inghiotte aziende e famiglie. Dice populismo, ma effettivamente sta succedendo questo, perché noi siamo il popolo, cioè noi rappresentiamo il popolo. Progetto Sicilia nasce dal popolo, per il popolo, cioè Progetto Sicilia è un disegno di legge di iniziativa popolare. E allora quello che noi diciamo, io sarò più diretto, Giuseppe è stato molto più tecnico, sarò più diretto, abbiamo il coraggio di mettere le mani sulla spazzatura, perché oggi, badate bene, è l'unica risorsa, e come ha detto Giuseppe, è l'unica risorsa in grado di mettere il bilancio comunale, di avere all'interno del bilancio comunale una copertura per dare il reddito di dignità a tutte quelle famiglie che oggi devono andare ad umiliarsi alla Caritas. Perché non scordiamo che un padre di famiglia viene ucciso due volte oggi, prima a casa perché viene umiliato dalla famiglia per non avere, per non poter dare quello che gli spetta ai propri figli, e la seconda volta viene ucciso nel momento in cui entra alla Caritas. E allora basta, dobbiamo fermarla questa macelleria sociale. Come fermarla? Riconoscendo a tutte quelle famiglie indigenti un reddito sociale che veicoli sia la raccolta differenziata, ma che veicoli l'acquisto di prodotti locali, perché non dobbiamo dimenticare che il volano economico siciliano si chiama agricoltura. Ammazzando l'agricoltura, noi, anzi, prima o poi non riusciremo a mettere insieme il pranzo con la cena. Noi di Progetto Sicilia diciamo sempre ed esclusivamente una cosa: bisogna avere il coraggio di alzare la testa e dire basta. Il popolo ormai è quasi alla fame, e lo vediamo giornalmente. Su 390 comuni, già 200 comuni sono in dissesto. In predecesso, cosa stiamo aspettando? Che blocchino i servizi basilari, che bloccano il pulmino, che bloccano la mensa, che blocchino, cosa stiamo aspettando? Cosa vogliamo aspettare? E allora noi cosa diciamo? Cosa sentiamo parlare ogni giorno in TV? Solo di problemi, 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 ma mai nessuno c'entra l'obiettivo. L'obiettivo è la soluzione ai problemi, e la soluzione ai problemi oggi è Progetto Sicilia in Sicilia, perché l'abbiamo dimostrato, ci siamo dati, l'abbiamo dimostrato sulle strade, nei convegni. Ancora oggi nessuno è riuscito a smontare solo una virgola. Come fai a smontare che l'anno prossimo la Tari, in virtù dell'ecotasse e l'ecobonus, sarà raddoppiata? E perché regalare, parlando qua parliamo di 24 milioni di euro, e chi sarà il prossimo sindaco di Vittoria? Potrà esimersi di mettere a copertura, a bilancio, 24 milioni di euro? In mancanza di raccolta differenziata, chi sarà questo sindaco che non dovrà raddoppiare la Tari? Come farò io domani mattina, se sarò eletto il sindaco di Ramacca, a non mettere a copertura il doppio? Che faccio? Su, mi usciamo unito, impazzisco, come faccio? Mi assumerò la responsabilità di non mettere a copertura anche le multe che mi faranno?
manca la raccolta differenziata. Allora cosa stiamo dicendo? Cosa sto dicendo io ai miei cittadini? Fermiamoci. C'è una soluzione. Mettetemi in condizione, se domani sarò il sindaco del Ramazzo, di risparmiare sia il conferimento in discarica, ma oltre le multe che mi faranno, perché non potrò esimersi di non pagarlo. Qua a Vittoria parliamo di 24 milioni di euro, altri 5 milioni del bonus statale, perché in virtù della raccolta differenziata ci sarà il bonus statale. In virtù della vendita al mercato libero, noi parliamo a Ramacca di 500 mila euro, qua parliamo di 2 milioni e mezzo. Senza dimenticare il welfare, i soldi che ogni anno lo Stato mette a disposizione per le famiglie indigenti, che a Ramacca parliamo di 1.100.000 perché sono 100 euro a cranio, ma a Vittoria parliamo di altre 6 milioni di euro che si possono mettere a copertura. Giuseppe parlava di 30, ma io sono arrivato a 38 milioni di euro, 38 milioni di euro che possono essere messi, come dicevo poco fa, a copertura. Sempre ed esclusivamente per due motivi: veicoliamo, paghiamo la spazzatura, dunque arriveremo a una raccolta differenziata al 65% immediatamente. Chi sarà questo cittadino di Vittoria che dirà no, io non ti faccio la raccolta differenziata, ma te la pago? Ah, se me la paghi te la faccio. Di Vittoria, spendi quei soldi all'interno di Vittoria. La dobbiamo finire di andare a Etnapolis, la dobbiamo finire ad andare a Laucia. Noi abbiamo i migliori prodotti al mondo e ci stiamo mangiando la plastica che ci mandano dalla Norvegia, dall'Austria. E allora dobbiamo essere noi stessi. Dobbiamo essere noi stessi a sensibilizzare i nostri cittadini. Io ho detto in un convegno, e lo dico sempre in queste, ora scenderemo pure in piazza, non possiamo cambiare noi di Progetto Sicilia, dobbiamo cambiare tutti insieme, perché la raccolta differenziata la dobbiamo fare tutti insieme, perché se dobbiamo ritornare a mangiare i nostri prodotti lo dobbiamo fare tutti insieme, dunque dobbiamo essere una famiglia. Non possiamo continuare a dire, vabbè, in Italia non si sta capendo niente, in Europa non si sta capendo niente, perché come padre di famiglia, se lei è un padre di famiglia, giusto? Tantissimo, ma la mattina quando vi alzate, voi guardate quello che succede in giro, uscite per andare ad aggrappare, ad andare a prendere quel 50 euro che vi dà la possibilità di sostenere la famiglia, così dobbiamo fare a livello di comunità. Domani mattina a Ramacca, Vittoria, con la speranza che Paolo D'Amato sarà eletto sindaco, e Irene sarà eletta, ci dobbiamo alzare, lei dovrà essere la mamma, il papà di Vittoria, dove dire fermi. Dobbiamo tutti insieme andare a cercare il 50 euro che ci dà la possibilità di sostenere le nostre famiglie. È quello. E qual è la possibilità? Mangiamo prodotti locali. Spendiamo i soldi all'interno, però badate bene, ci sono state tantissime iniziative in Sicilia, mangiamo prodotti siciliani, mangiamo questo, mangiamo quello, ma purtroppo ormai non c'è la cultura, oltre che le multinazionali hanno, diciamo, messo in ginocchio le nostre attività produttive. Perché purtroppo una, io ogni volta faccio l'esempio di una bottega a Ramacca che deve comprare due cassette di latte, mentre la multinazionale ha la possibilità di farsi arrivare 3-4 tir. È normale che poi a livello economico mi vai a distruggere Acuti a Ramacca. Ma se noi aiutassimo tutti insieme Acuti a Ramacca potrebbe diventare competitiva e mandare via le multinazionali, perché questo è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo mangiare i nostri prodotti, rimettere in moto il volano economico siciliano che si chiama agricoltura.
non ci sono altre alternative. E allora con quel poster. E allora io con quale? Sì, quest'ora noi a Ramacca stiamo girando attività per attività, dove già siamo riusciti a far mettere questo adesivo in più di 50 attività. Lo sapete perché? Ed è un fatto storico. Io mai, non ricordo mai, in una competizione elettorale che le partite IVA mettessero la faccia per un partito. Mai. Lo sapete perché? Perché siamo riusciti a sensibilizzare. Scusate. Perché siamo riusciti a sensibilizzare tantissime ramacchesi che prima erano scettici, ma ora hanno capito che veramente l'unica soluzione è l'introduzione di una moneta complementare, e ci stanno mettendo la faccia. E io sono veramente fiero del mio paese, perché sono sicuro che se vincessimo a Ramacca scriveremo una pagina di storia. Concludo. Io spero di vincere anche a Vittoria, per scrivere una pagina di storia anche a Vittoria, ma dovete essere voi vittoresi a capire che l'unica soluzione, non me ne vogliate male, è il Progetto Sicilia.